3, la 4 e la 5, sia la 5 rossa che la 5 chiara, e non in tutta Europa. È un lancio degli ultimi anni questo, però si trova, si trova, sì, soprattutto appunto nelle, nei paesi che sono limitati all'Italia. Giornata bellissima oggi. Sì, è agosto, è l'81 di agosto, mi capisco, veramente. Allora, questa signori è l'ultima tappa, non per bellezza dell'insieme, perché da qui vedete abbiamo un po' il colpo d'occhio riguardando i simboli che abbiamo visto fino ad ora, li ritroviamo tutti, compreso il tino rovesciato, che lo vedete proprio lì in quel clipeo centrale. Quindi una simbologia ricorrente che serviva proprio a farsi pubblicità. Il motivo però per cui mi piace sempre fare una piccola sosta qui è questa galleria che vedete alle vostre spalle. Non è una delle caverne, delle grotte delle quali vi parlavo all'inizio, bensì è la galleria dalla quale passava il tram. Ecco, qui entriamo nella storia veramente di Varese, una storia che è scomparsa completamente, lasciando veramente dietro di sé pochissime tracce, però Varese nel Novecento, fino a circa appunto gli anni 60 del Novecento, era dotata di una linea tranviaria molto articolata e ben funzionante. Una delle fermate era proprio all'interno dello stabilimento di Indunolona. Come mai? Bisogna comprendere che Angelo Magnani, come? Angelo Magnani aveva anzitutto uno spirito da industriale, filantropo, se pensiamo ad esempio, a me piace sempre citare Olivetti, che forse è il più grande industriale filantropo del Novecento. Ecco, Magnani era un po' su questa, Magnani come Poretti prima di lui, su quest'onda, per cui chiaramente pensa al fatto che gli operai possano così arrivare al lavoro in tram. Assolutamente comodo, scendevano qui, entravano al lavoro. D'altro canto però imprenditori e se fossimo negli anni 2000 sarebbero detti proprio geni del marketing, questa linea tranviaria collegava Varese con la Svizzera, per cui era piena di turisti. Ecco allora che i turisti passavano da qui, andavano verso la Svizzera o verso Varese, notavano quello che vediamo noi, e pensate che c'è stato addirittura raccontato che Poretti aveva, Magnani, aveva pensato ad un punto di assaggio proprio qui sotto, per cui si poteva scendere, assaggiare, provare, comperare e diffondere il marchio Poretti, per cui una duplice funzionalità. I binari passavano esattamente sopra, sotto a queste piastrelle, ed ecco insomma il motivo per cui abbiamo questa galleria della linea. Se cercate su YouTube ci sono dei bellissimi video che ci mostrano la Varese del Novecento con questa linea tranviaria, di cui appunto, come vi dicevo, purtroppo non resta quasi nulla, ci sono solo un paio di pensiline in Valcuvia che sono tutelate dal FAI, però sono proprio solamente le pensiline, si vedono, sono molto belle, con quello stile che è un po' quello che ricorda la pensilina della Sala Cultura, siamo appunto inizio Novecento, però questo è un altro tassello che ci aiuta a completare un pochino chi erano questi Poretti, Magnani, ecco, e come mai Carlsberg ha avuto poi questa attenzione nel tutelare questo ambiente, questo luogo, e nel rimandare in produzione poi il marchio Poretti. Ora io vi lascerei passare avanti Stefano, perché purtroppo ho un'altra visita, per cui devo lasciarvi a lui per la degustazione, e colgo l'occasione per salutarvi e ringraziarvi. Grazie a lei. Sto in coda così almeno. Grazie. Buona continuazione. Grazie, arrivederci. Grazie a voi signori.